2012 ho presentato una denuncia querela nei confronti di tre componenti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, ravvisando nel loro comportamento la commissione del reato di abuso di autorità. La denuncia è stata oltremodo documentata, sono stati presentati centinaia e centinaia di documenti che comprovano, a mio giudizio, come i tre componenti, presidente, Selva, i due membri, Bonelli e l'altro membro Bugli, non fossero nelle condizioni di terzietà e di imparzialità che, a mio modesto avviso, devono mantenere e avere in virtù sia di quanto prevede la legge, ma anche di quanto prevede proprio la legge sull'attività di avvocato notaio, articoli 10 e 11. Doveri: evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente. 11. Divieti di assistere parti che abbiano interessi contrapposti. A maggior ragione quando l'avvocato è notaio e altresì, fra virgolette, giudice, e quindi deve esprimere un giudizio, se vogliamo, grave, perché si decide sulla vita di una persona, se può continuare dopo quasi 30 anni a fare un determinato mestiere o se non può continuare a farlo. Comunque, la denuncia è stata documentata e circostanziata. L'8 di ottobre è stata depositata in cancelleria e sono accaduti poi fatti molto gravi che ci hanno indotto ad indire questa conferenza stampa. Sono fatti che io reputo gravi e che mi hanno convinto il 15 di ottobre 2012 a presentare un esposto nel quale, ovviamente, oltre che a narrare ciò che mi era stato riferito e documentare ciò che era accaduto, richiedo alla magistratura competente di effettuare tutte le indagini del caso. Sono stato altresì indotto da quello che è accaduto a chiedere la ricusazione del magistrato che era stato incaricato di effettuare l'istruttoria penale. A tal fine volevo precisare una questione, sono sempre dati oggettivi ovviamente. Il fascicolo a livello di competenza era stato assegnato al magistrato, al commissario della legge Volpinari, e c'è ovviamente la firma sua di assegnazione e di ricevimento. Poi l'11 di ottobre il fascicolo è stato assegnato al commissario Di Bona. Non sappiamo le ragioni in base alle quali la dottoressa Volpinari in qualche modo si è dichiarata, voglio dire, impossibilitata a seguire il fascicolo. Adesso chiederemo ovviamente la documentazione. Sta di fatto che l'11 di ottobre il fascicolo è passato al commissario Di Bona. Mi viene riferito che proprio l'11 di ottobre, giovedì, giornata di udienza, l'avvocato Antonella Bonelli, che è una dei soggetti che io ho denunciato, dopo aver avuto colloqui, presumo, con il commissario Di Bona, in qualche modo riferisce al fratello l'esito di questi incontri avuti con comunque qualcuno dei
magistrati. Scrive un biglietto di pugno, nel quale biglietto è stato legato alla denuncia l'11 di ottobre 2012, scrive: mi ha chiamato la Dibona a cui è affidato il fascicolo, ha detto che è pretestuosa, infondata, eccetera, puntini puntini, e che l'archivia con tre punti interrogativi.